croccanti fuori, morbide dentro. Questa ricetta è pazzesca. Allora, mi vedrete tutto storto probabilmente. Sto andando da mia nonna perché io voglio farmi fare da lei le patate arrostite, che sono proprio un piatto tipico della tradizione, molto povero, molto semplice. E queste patate arrostite le facciamo con le patate del campo di mia mamma. Eccomi! Ciao nonna! Ciao! Facciamo... Ti fa se faccio... Aspetta che ti metto a fuoco un po', perfetto, guarda che sei... Allora, la gente era troppo... Cioè, ti attende da troppo tempo, ok? Da 2 anni che non facciamo una ricetta assieme, quindi adesso erano proprio... Io sono molto emozionato nel fare una ricetta con te. Sei contenta? Non tanto. Perché no? Perché la gente vuol vedere... Belle persone, ben messe, ben... Tu sei fresca, non farti problemi. Patate raccolte oggi dal campo della mamma. Vendo i patate arrostite quasi quasi, che dices? Le patate arrostite? Ma sì, dai, che mille me plus. Ne facciamo 2 golose golose come le sai fare te, che è la ricetta top. Ci mettiamo all'opera? Bene o no? Belle patate. Allora, nonna, intanto noi le facciamo bollire, o no? Devono bollire completamente, certo. Fino a quando sono cotte. Che le bollino. Dopo le fem sfredir, no? Farle sfredir. E quindi, nel frattempo che c'è tutto questo passaggio... Facciamo un po' di cena. Cosa ci mangiamo di buono? Una minestrina, formaggio, pane... Pan e una fetta di Luganega, se volendo, no? Anche. Allora, manda un saluto a tutti, ci vediamo tra poco su questi schermi sempre, vai. Ciao. Intanto prepari la tavola. Ho una fontana turacqua, sì? Bravo. Delizia! Sì. Beh, a me piace. Allora, dopo la minestrina carichi, ammolla. Posso fare, posso andare a cagare. Beh, ma è carina questa canzone, no? Ci rallegra. Per quei che la canta, per quei giovani, sì. Mille, vieni qua, vieni qua che facciamo... La sera, che audace, siamo felici uniti e ci hanno divisi. E mi hai messo sta roba qui. Ma guarda che siamo persone educate. Ma io persone, ma non mettermi a... Ma no, ma voglio dire, cosa facciamo di male? Stiamo solo facendo un po' di intrattenimento goliardico. Ecco, io stupido. Perché? Non è scioccata. Dobbiamo fare quindi le patate, lo dobbiamo pelare, quelle raffreddate, mi raccomando. E poi che dovete fare? Beh, alle fette. Inquadriamo bene queste scene importanti. No. Aspetta, allora. Inquadro le scene. Perché si pelano, che voglio dire, anche la buccia volendo si potrebbe mangiare, giusto? Ah, non mi mangia la pelle. Ma appunto, cioè dici che volendo si possono tenere o no? Non li ha da mangiare. Chi è che le deve mangiare? Deve andare a mangiare al kit. Le pelle al porchit che non avevo neguto a mangiare. Quindi, siccome il maiale doveva mangiare in qualche modo, quello che si poteva dare erano le bucce delle patate, però volendo si possono anche tenere. La nonna, siccome è abituata a farle senza buccia, gliele facciamo fare senza buccia. Dopo nonna ti aiuto, non è che ti schiavizzo e basta. Sia ben chiaro. Allora devi far versi. Mancatina, mi pare. Ma per forza non fa diventare. Nella loro semplicità, le patate arrostite, ragazzi, non potete capire quanto buone sono. E quelle della nonna Lina, le amo a pubone. E quando facciamo queste ricette di una volta assieme a te, nonna, c'è tutta una passione dietro. Cioè, trasmetti emozioni, comunque. Ma è vera.
l'ho detto anche in macchina durante le Instagram stories, tagli la pancetta a cubetti, ok? Ecco, che così almeno è fatta, perché poi spieghiamo come mai mettiamo la pancetta. Praticamente una volta si metteva le cicciole, vero? Che buone le cicciole. Le davano un gusto speciale. Però le cicciole adesso non si trovano, sono i ciccioli, si trovano molto in Emilia Romagna, ad esempio, ragazzi. Se usate le cicciole o i ciccioli, come si chiamano nella vostra regione, le fate proprio come la tradizione ha sempre voluto. Altrimenti la pancetta può essere una buona rivisitazione anche nel gusto, oppure se non la volete non mettetela, insomma le fate più scialle, più tranquille. Te fa sempre pregare a fare sti video, no? Però sei proprio predisposta, eh? Sì. Chi te plasverà a dare un po' di spettacolo? Penso di aver preso dalla nonna Lina su ste robe qua. O anche dal nonno Alfredo, no? È più facile. Nonna, allora un filo di olio extravergine di oliva o no? Sempre extra. Vergine? No, dopo l'aven... Ont del kit? Allora non so neanche se esistevano extravergini. Cos'è l'ont del kit? È lo strutto, ragazzi. Ovvio, nonna, qualcuno magari non lo gradisce, la ricetta tradizionale però lo prevede. Sarebbe meglio usarlo. Se non vogliono lo strutto, cos'è che possiamo dire di usare? L'olio extravergine? Sarà ben a voi, è leggero. Nonna, se vuoi metterlo giù tu, che sei la conduttrice, oggi mi so, so ben che sono... il tuo aiutante, no? Dice, addio. Vai, a sentimento. Così? Sì. Finotta è piuttosto, non lo so. Adesso le facciamo andare a fiamma alta per farle rosolare bene. Non tanto perché è già saporito il tutto, vero? Presentiamo a tutti una libidine assoluta. Le patate rostite. Buone. Ti piacciono o no? Buone. Io le amo. Amo. No, comunque allora, una volta si fa mangiare una colazione. Colazione salata, nutriente. La porno a lavorare. Ma perché queste hanno gli zuccheri complessi che ti danno l'energia man mano. Non zuccheri semplici tipo le croissant, no? Che ti danno l'energia alla botta, proprio pom, così. Pian piano. Gli carboidrati, O proteine? Proteine. No, carboidrati, un po' di grassi, giusto un filo. Però ascolta, sono buone. Adesso che arriva poi non l'autunno, così, no? Secondo me la gente ama trovarsi a tavola qualcosa di un pochino più corposo, consistente. Al posto della colazione noi le mangiamo anche alle quasi alle 11 post cena. Adesso ne manca a dormire o no? Speriamo. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. Su Instagram trovate sempre delle nuove idee, se vi va, i reel che sono che sono questi video veloci, così avete anche le ricette veloci e pratiche a disposizione. E basta, nonna, grazie per essere stata qui, per avermi fatto questo regalo. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Nonna, se vuoi salutare tutti, questo è il momento per farlo. Tutti ti amano. Saluto tutti. E noi ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Bye, arrivederci.